saranno in zona rossa, quello che ci porterà nel 2021, zona rossa fino al 6 gennaio, sostanziale lockdown con alcune eccezioni che vedremo. Si esce dunque solo con autocertificazione che si può scaricare dall'home page del Ministero dell'Interno. Tutto questo vale sempre fino al 6 gennaio, tranne il 4 gennaio quando sarà l'unico giorno di zona arancione. Resta sempre valido in questo periodo la regola del coprifuoco dalle 22 alle 5, sarà però rafforzato proprio nella notte di San Silvestro perché durerà fino alle 7 del mattino. E poi ancora le regole del Capodanno, i botti e i petardi saranno vietati in molte città con ordinanze comunali. Le multe sono anche molto salate, arrivano addirittura in certi casi a 5.000 euro. Vedete qui l'elenco di alcune delle città in cui questa decisione è stata adottata. Restano vietati gli assembramenti anche all'aperto, vietate le feste nei luoghi pubblici ma anche in casa. Vediamo allora, torniamo a vedere le regole che abbiamo imparato sugli spostamenti. Si può far visita comunque a parenti e amici, massimo in due, una sola volta al giorno. Nel conteggio di queste due persone non rientrano eventuali ragazzi fino ai 14 anni e persone non autosufficienti, e quindi massimo in due più eventuali ragazzi o persone non autosufficienti, e ci si può anche recare nelle seconde case purché siano entro i confini regionali. Altri spostamenti concessi: si esce solo per motivi di salute, lavoro o necessità, per una passeggiata non lontano da casa sempre con mascherina, concessa anche l'attività sportiva purché da soli. Ecco le regole per gli spostamenti fuori regione, che altrimenti sarebbero vietati ormai dal 21 dicembre. È concesso farlo se si va dal partner per raggiungerlo nella casa dove si vive abitualmente, per assistere una persona non autosufficiente, ma può farlo un solo adulto più eventuali ragazzi o eventuali altre persone non autosufficienti. Si può rientrare sempre nel luogo di residenza o domicilio e si può, nel caso di genitori separati o affidatari, raggiungere i figli anche all'estero. E queste dunque le norme.